oggi sono 200 anni dalla nascita di Giuseppe Verdi. Quest'anno è un anno importante per la storia della musica, perché è il 200 anni dalla nascita di Verdi, 200 anni dalla nascita di Wagner, 400 anni dalla morte di Carlo Gesualdo, del sommo Carlo Gesualdo, e poi non bisogna dimenticare anche la ricorrenza di Arcangelo Corelli, che è morto nel 1713, e di Benjamin Britten, nato nel 1913. Quindi, insomma, il 2013 è un anno di importanza fondamentale. Ma oggi ricorre proprio i 200 anni dal compleanno, dalla nascita di Giuseppe Verdi, il quale è stato, come è ben noto, un riferimento nella storia della musica per il suo carattere e per la sua importanza nella storia del Risorgimento, ma soprattutto perché con lui c'è stato il trionfo del bel canto, del melos italiano. Bisogna dire però che il suo bel canto nasce da un atroce dolore che lui ha patito in gioventù. In un anno e in brevissimo tempo gli morì la moglie e entrambi i figlioli. Di colpo si trovò solo. E questo dolore lascia una traccia indelebile nella sua musica e anche nella sua vita. Poi naturalmente è passato di trionfo in trionfo, ma devo anche dire che ha avuto i suoi insuccessi. Per esempio Un giorno di regno, la sua seconda opera, è stato un fiasco colossale. Ma la cosa più incredibile è che persino La Traviata, quando fu data per la prima volta alla Fenice di Venezia, fu un fiasco colossale. Poi divenne riconosciuta per quel capolavoro che è, e io posso dire, posso testimoniare di aver visto, con i miei occhi ero bambino, nel 58, la Traviata diretta da Carlo Maria Giulini con la regia di Luchino Visconti e nella parte di Violetta la Maria Callas.